Per chi come sottoscritto soffre il nuovo status di Dylan Dog, figlio del capo di Scotland Yard, ecco chi giunge in aiuto: Dylan Dog Old Boy, vale a dire la serie bimestrale che consta di due storie ogni numero, e nella quale Dylan Dog è identico a come quando nel lontano 1986 apparve in edicola. Non è il figlio dell'ispettore Block, ancora devono arrivare Rani e Carpenter, non ha nemmeno il cellulare. Insomma, proprio Dylan Dog, Old Boy, proprio come lo conoscevamo. Il numero 8, che è quello di cui vi parlo, è probabilmente il miglior uscito finora. La serie ha, come giusto che sia, alti e bassi, nel complesso secondo me si sta difendendo benissimo. Avevo trovato molto poco interessante il numero 4, se non erro era il 4, benché ci fosse di mezzo anche Sergio Gerasi, che comunque si dimostrava straordinario come sempre, ma parliamo del numero che abbiamo fra le mani. La prima storia, Buongiorno Tenebra, fin dal titolo cita Paul Simon. Buongiorno Tenebra, Hello Darkness, My Old Friend, è il primo verso di The Sound of Silence. Il fatto che Paul Simon ci faccia da viatico in questa storia ci dà la misura della, diciamo così, densità citazionista che ha questa avventura, il cui soggetto e sceneggiatura lo dobbiamo a Barbara Baraldi, ormai più che affermata giallista italiana, oltre ad aver già una sua tradizione cospicua all'interno di Dylan Dog. I disegni sono del grande Nicola Mari, una delle colonne portanti, e uno di quei disegnatori, tra l'altro con quel tratto idiosincratico autoriale di cui parlavo anche in un precedente video. La storia verte su un incarico molto particolare che ha Dylan Dog, è contattato da una donna molto bella, misteriosa, una vera e propria Dark Lady, che gli chiede di ritrovare suo marito, secondo lei nascosto all'interno della villa dove vive. Dylan Dog diventa, diciamo così, uno stipendiato sostanzialmente di questa donna, è anche un po' un prigioniero della villa dove si trova a indagare. Questa donna si chiama Miss Nicholson, ha una figlia, Elaine, e tanto la madre è bruna, procace, misteriosa e, diciamo così, seducente nei modi, tanto la figlia è bionda, fragile, virginea. Inutile dire che Dylan si porterà a letto entrambe, obbedendo a quella che da noi in Romagna viene detta la legge della maniglia, prima la madre e poi la figlia. La scena di letto che coinvolge Miss Nicholson e Dylan è una delle sequenze più belle dell'albo ed è illustrata da un Nicola Mari in gran spolvero, veramente. Ecco qui Miss Nicholson che seduce Dylan e vedete come lo avvicina, sembra quasi un enorme ragno, no, che va a reclamare la sua preda, si avvicina e poi la scena dell'amplesso è risolta attraverso una serie di dettagli molto 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 serrati, sempre con questo bianco e nero contrastatissimo, è veramente una sequenza straordinaria. Ora, il fatto che ci sia Paul Simon, che questa donna si chiama Miss Nicholson, ci dovrebbe far capire qual è un po' il film che viene più volte evocato in queste pagine. Lo diciamo? È Il laureato di Mike Nichols, Miss Nicholson. Nicholson fa rima con Miss Robinson, che è la MILF interpretata da Anne Bancroft, al centro del film. Questa inquadratura di Dylan in piscina su un lettino è proprio presa di peso dal film, così come l'inquadratura che vi mostro adesso, che addirittura mima il manifesto del laureato, che presentava una situazione molto simile a quella, la gamba di Anne Bancroft con Dustin Hoffman sullo sfondo. E tutto l'albo ha così un coefficiente di citazionismo fortissimo. Guardate che bella questa inquadratura con Miss Nicholson di spalle, che mostra la scollatura di spalle del suo vestito, e la figlia quasi abbigliata come una bambola, no? Seduta sul letto.
il rapporto quasi un po' sadomasochista tra madre e figlia ci fa venire in mente certi malsani melon noir americani come Che fine ha fatto Baby Jane o Piano Piano Dolce Carlotta, entrambi di Robert Aldrich. Oltretutto è bastato, no, vedere come è vestita questa Miss Nicholson per qualche altra inquadratura a caso, per notare una somiglianza con Morticia Adams. In un'inquadratura lei decapita le rose proprio come faceva Morticia Adams. E poi, se cerchiamo altre citazioni, ce n'è una che veramente non serve neanche esplicitarla. Che ne dite? E poi tante ne dimentico. E sempre seguendo il sottotesto del laureato, l'albo si conclude in un certo modo, che non vi dico per non spoilerare, ma forse ho già spoilerato, no? Il fatto stesso che ho sottolineato questa cosa. Altro titolo un po' derivativo è quello dell'altra storia, Gli orrori di Dunwich, che è sceneggiato dal bravissimo Andrea Cavalletto, non solo sceneggiatore in forza allo staff di Dylan Dog, ma anche sceneggiatore e regista per il cinema di alcuni film horror indipendenti. La storia si apre con sei tavole bellissime, che non vi faccio vedere perché qui veramente sono molto potenti ed è bello vederle nel momento in cui si spoglia l'albo. Qui Dylan Dog è a Dunwich, questo paesino dove viene accompagnato da una ragazza, una medium, che è perseguitata dai fantasmi di persone che sono morte in circostanze misteriose. La sua storia si intreccia con quella di una coppia diabolica che uccide le donne con delle modalità che ci richiamano alla mente un film, secondo me piuttosto brutto, Martyrs di Pascal Losier, ma che peraltro veniva citato esplicitamente anche nell'albo capolavoro Il Detenuto. E anche qui ci sono, diciamo, altre reminiscenze, per esempio Fog di John Carpenter, è sicuramente un sottotesto tenuto presente da Cavalletto, e anche Leatherface, il personaggio di Leatherface viene citato abbastanza esplicitamente. Ma la cosa che realmente riesce molto bene a Cavalletto, secondo me, è quella di non bruciare il colpo di scena che forse almeno io ho pensato di cogliere, diciamo così, appena ho aperto l'albo. E mi sbagliavo. E questo è molto bello, perché diciamo Cavalletto resiste alla, come dire, alla tentazione di piazzare lì un colpo di scena che probabilmente ci sarebbe stato anche bene, ma lui lascia tutto più nel vago. E questo, secondo me, testimonia anche la volontà di sperimentazione che ha questa collana. Non vi ho ancora detto chi è il disegnatore. Roberto Rinaldi è bravissimo, ma l'avete capito da quel poco che vi ho fatto vedere. Ve l'ho fatto vedere, forse no, ve lo faccio vedere adesso. Guardate che meraviglia questa splash page così cruenta, sanguinaria. È un albo pieno, non un albo, una storia piena di scorticati vivi. Sono restio a mostrare altre sequenze perché ho veramente paura che così si possa capire più di quanto sarebbe giusto in un video come questo, che deve essere così meramente informativo. Finora, come dicevo e lo ripeto, è tra i Dylan Dog Old Boy il migliore tra quelli che sono usciti. Ed è quello veramente più cinematografico. Anzi, un altro referente che andrebbe detto per la storia intitolata Buongiorno Tenebra è l'angelo sterminatore di Buñuel. Quindi vedete come, diciamo, nell'arco di storie con una loro precisa fisionomia si affastellano tutta una serie di suggestioni giocate con grande sapienza. Albo consigliatissimo. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.